perché mi vedo che è comparso sul mio schermo il governatore del Veneto, Luca Zaia, che voglio ringraziare molto, perché so che sono giornate complicatissime, aver trovato tempo per noi è molto importante, però capirlo. Zaia, buongiorno, ben trovato, in un momento difficile ci rivediamo, buongiorno, mi rendo conto buongiorno. Per lei e per la sua regione. Mi dica una cosa, stamattina ho letto una sua intervista molto interessante, ha detto abbiamo un nemico comune, il virus non ha colori politici, in questo momento siamo tutti in guerra e tutti dalla stessa parte. Questo cosa vuol dire? Lo chiedo perché in effetti i governatori del nord avevano chiesto misure un po' più stringenti, c'era stato invece l'idea di dire ma non esageriamo. Ma guardi, che ormai è storia, no? Che siamo stati oggetto di attacchi, io in particolar modo avendo proposto questa misura, visto considerato che proponevo un isolamento fiduciario, quindi dire che i ragazzi che provenivano dalle aree infette della Cina, peraltro non da tutta la Cina, dalle aree infette, avessero la possibilità e fossero anche obbligati a fare una sorta di quarantena fiduciaria, che significa stare 14 giorni in casa. E a Preticello sembrava un'azione di ghettizzazione e di esclusione, ma la verità è che poi, avendo studiato i virus, io li ho studiati all'università, capisci che la misura migliore è quella dell'isolamento, perché il virus ha bisogno di un ospite che è il corpo e quindi contagia di volta in volta il corpo che è l'ospite. Senta Zaia, mi aggiorna sulla situazione in Veneto, ci sono nuovi casi, qual è la situazione in questo momento nella sua regione? Ma guardi, presto detta, allora c'è un aspetto negativo che abbiamo due casi in più. I due casi in più sono due casi, uno in quel di Vo, nel Padovano, quindi da 19 si va a 20 casi, e poi nel veneziano da 6 casi si va a 7 casi. Il dato positivo è che i casi, pur non essendo in grande aumento, hanno un altro vantaggio, che sono nei due cluster che noi abbiamo. E fermo restando, che poi vorrei dire, perché ho letto ieri Washington Post e dice l'Italia è il terzo paese, la terza realtà al mondo per numero di contagi, esatto. Ne abbiamo 150 o giù di lì. Vorrei anche ricordare che quando tu studi queste cose ti insegnano che se cerchi trovi, se non cerchi non trovi. E quindi ecco. È pur vero che il coronavirus è molto importante. Ha dei sintomi. Cioè, lei mi sta dicendo che secondo lei ne facciamo molti più controlli che altrove? Ma guardi, la storia clinica dei miei casi, noi avevamo due signori, i primi due casi, definiamoli i pazienti del primo contagio di Vo, uno dei quali è anche deceduto peraltro, del 1943 e del 1952, i due pazienti. Quando i nostri sanitari hanno visto che dopo 14 giorni non c'erano risposte sufficienti alle terapie per questa polmonite grave da influenza, hanno pensato, al di là delle linee guida che non prevedono il test per il coronavirus per un cittadino che non ha mai avuto rapporti con la Cina o con cittadini infetti, di fare il test. Il test ha detto sì, è coronavirus. Ma pensate quanti cittadini asintomatici ci possono essere che vengono contagiati, sviluppano autonomamente gli anticorpi senza ammalarsi e viene derubricata questa partita. Senta Zaia, devo farle un'altra domanda. Si ammalano? Tra l'altro vedo già pronto l'assessore alla sanità della Lombardia Gallera, le chiedo ancora un momento di pazienza, stiamo arrivando anche da lei, assessore, e grazie molto di essere con noi. Presidente Zaia, la domanda è questa, oggi c'è una polemica che riguarda la sua regione, il biologo responsabile del laboratorio della di Padova, Andrea Crisanti, mette nero su bianco un'accusa molto precisa, cioè che gli è stato detto che non doveva fare subito i test a chi arrivava dalle zone a rischio, è stato bloccato dalla Direzione Generale della Sanità del Veneto. Mi spiega che sta succedendo su questa storia? Ma guardi, questi sono dibattiti interni al mondo scientifico e nostro del Veneto. Dico, prima noi abbiamo applicato, poi mi sono informato, ho letto anch'io i giornali, noi abbiamo applicato i protocolli previsti dall'OMS e dalle direttive del governo. Tant'è vero che anche il professor Crisanti non può che confermare questo. Dopodiché le dico che abbiamo fatto esattamente quello che hanno fatto tutte le regioni. E alla fine la invito anche, oltre a citare il professor Crisanti, di citare il suo predecessore, che è il professor Palù, che è un'eminenza grigia, è stato preside anche della facoltà di medicina, che è un virologo riconosciuto
a livello internazionale, adesso insegna addirittura negli Stati Uniti, che oggi ha detto che è assolutamente inutile applicare quel modello che proponeva il professor Grisanti. Ma questi sono dibattiti che fanno tra mondo, nel mondo scientifico, e guardi, mi perdoni, abbiamo letto di tutto questi giorni. No, ma la domanda di fondo, ha ragione lei, io sono d'accordo con lei, è inutile. La cosa, domanda però di fondo è, bisogna fare i test a tutti quelli che tornano dalla Cina, è questa la corretta prassi? Guardi, no, noi dobbiamo appellarci e seguire le linee guida, il fai da te non serve. Okay. Se è vero che ci sono persone deputate a stabilire le linee guida, sono tutti fior fior di professori universitari, di scienziati, ci adeguiamo all'Istituto Superiore della Sanità, ci adeguiamo a quello che dice lo Spallanzani, a quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Detto questo, mi permette di dire una cosa, che al di là delle linee guida, in Veneto si è deciso da qualche giorno di fare il test solo, e questo è fuori dalle linee guida, nei pazienti che arrivano in ospedale e che vengono ricoverati per influenza, più che altro per capire se hanno un'influenza o se è sintomo Chiaro. Influenzale dal coronavirus. Grazie Presidente Zaia. Però Zaia, Giorgio, mi lasci dire una cosa sola. E poi, oltre a ringraziarla, perché questo è il servizio pubblico fatto bene, perché noi abbiamo bisogno di questo servizio pubblico, nel senso che lo fa per il pubblico. E volevo solo ringraziare i 54.000 dipendenti della sanità del Veneto che mettono a rischio la salute e stanno tenendo aperti 68 ospedali. Ha ragione, grazie. Noi ringraziamo tutto il sistema sanitario italiano che si sta comportando benissimo, come sempre, quando c'è un'emergenza. Certo. Grazie Presidente Zaia.